Ciao a tutti e ben ritrovati su Dr. Loomis Channel. Questo mese, aprile, il canale compie i suoi primi 2 anni di vita e quindi avevo pensato di fare un video particolare, so che non mi veniva in mente nulla, quindi prendo spunto da alcuni suggerimenti che mi sono stati fatti da alcuni utenti che seguono il canale e che ringrazio, ovvero fare un video dedicato alla mia stanza, alla mia cine room, ovvero la stanza che occupa, diciamo, tutte le mie cose riguardanti in modo particolare il cinema, i miei hobby. E quindi niente, voglio fare questo video mostrandovi un po' la mia stanza con tutte le mie varie edizioni, sia di Blu-ray, 4K, DVD, edizioni speciali, ma anche i vari oggetti che ho acquistato nel corso di tutti questi anni. Chiaramente sarà praticamente impossibile fare un unico video e mostrarvi tutto, quindi vorrei dividere in 3 parti, diciamo, questo video dedicato alla mia cine room. Iniziamo subito con quello che ho alle mie spalle, quindi questo muro dedicato a una parte delle edizioni o un video presenti nella mia collezione. Ci tengo a precisare che purtroppo non ho nessuno che mi possa tenere la telecamera, quindi è tutto girato a mano, quindi vi chiedo perdono se le inquadrature non dovessero essere ottimali. Direi di iniziare dalla prima parete. Come possiamo vedere è abbastanza grande, quindi diventa difficile mostrarvela tutta. Io direi di iniziare da una sezione alla volta, quindi magari iniziamo dall'alto. Mettiamo questa specie di scalino, così possiamo andare in alto. Allora, tutto in alto cosa abbiamo? Qui ho messo tutte le varie maschere che ho acquistato in questi anni, non sono tantissime, saranno 5-6, tutte maschere in silicone, di cui ho già fatto diversi unboxing. Mi manca, questa l'ho fatta, quella di Freddy Krueger, qui c'è l'alieno, l'anziano, manca quello della donna, una maschera in silicone da donna e poi c'è una di quelle che preferisco maggiormente, ovvero quella dedicata a Walter White di Breaking Bad. Cercherò magari di fare poi un unboxing dedicato in futuro. Iniziamo a vedere qualche edizione speciale e anche qualche accessorio. Qui abbiamo ad esempio il cofanetto in legno di Dexter e anche qualche accessorio di Freddy Krueger, quindi non c'entrano nulla fra loro. Quindi abbiamo il cappello e il guanto di Freddy. Andiamo sulla destra e troviamo qualche edizione startup della Cecchi Gori, Quattro Mosche di Voto Grigio, La Chiesa e Opera. Sono quei maxi cofanetti di cui ho anche fatto già la review. Poi abbiamo dagli Stati Uniti, ho acquistato su Amazon.com la terza stagione di Walking Dead, questa edizione con le teste galleggianti, spero che si veda per via della luce. All'interno c'è il cofanetto. Qui cosa abbiamo? Questa è una vecchia edizione di Evil Dead 2 dell'Anchor Bay, una delle prime edizioni che acquistai dagli Stati Uniti, era il 2000 o 2001, no 2000, 2000. Qui abbiamo invece il busto del Pianeta delle Scimmie con il cofanetto all'interno. Poi qui abbiamo la bambola di Chucky col coltello. Dietro abbiamo il gioco da tavolo di Jumanji, acquistato qualche anno fa. Qui invece possiamo vedere una testa che dovrebbe rappresentare Regan dell'Esorcista. Non è molto riuscita perché esistono teste molto più realistiche, però fa il suo effetto. L'ho usata spesso per fare degli scherzi e hanno funzionato piuttosto bene. Poi andiamo sul lato destro, vediamo cosa abbiamo. Dato che a me piacciono molto i documentari, in alto abbiamo dei documentari di cronaca Blu Notte di Lucarelli, Carlo Lucarelli, c'è l'intera collezione acquistata tantissimi anni fa in edicola. Sulla destra anche l'intera collezione di La Storia Siamo Noi. Poi qua qualche altro DVD, perché man mano che acquistavo Blu-ray i DVD andavano negli scatoloni, però qui ne è rimasto ancora qualcuno, anche in basso ne troveremo altri. Qui abbiamo l'intera collezione di Alberto Sordi, qualche edizione di edicola di Totò e qui c'è l'intera filmografia uscita di Lino Banfi, l'edizione Linomania. Scendiamo giù e vediamo cosa troviamo. Qui iniziamo i Blu-ray. Di alcune edizioni ho già fatto gli unboxing, di altre invece ancora devo farle, quindi
alcuni andrò molto veloce. Qui abbiamo il cofanetto con i 5 film della Koch Media su Alberto Sordi in 4K. Qui ci sono diversi documentari, alcuni anche in 4K, altri invece in Blu-ray, sulla natura, tipo Life, Destinies, Blue Planet. Qui invece abbiamo Smetto quando voglio. Qui invece abbiamo Vallanzasca, che peraltro sono riuscito a farmi autografare dal regista Michele Placido. E qui diciamo ci sono un po' varie edizioni che ho messo tutte insieme perché sono tutte con la Sleep. Quindi abbiamo, in particolare abbiamo Tutti insieme appassionatamente, Memento, gran bel film, Last Action Hero, U-Boat 96 con la Director's Cut, tutta la trilogia di Oceans. Qui abbiamo l'edizione di Bastardi senza gloria, che peraltro ha il disco difettato, l'ho sostituito. Il film premio Oscar a Moonlight, The Doors vorrò recuperare prossimamente anche l'edizione in 4K, anche per quanto riguarda il film Indiana Jones, la quadrilogia. Vediamo cos'altro abbiamo qui, i vari cofanetti, alcuni già appunto recensiti, quindi vado molto veloce. Il tempo delle mele, Batman, arma letale. Qua c'è il cofanetto di Breaking Dead, Twin Peaks, le prime due stagioni, Mystery Edition, le prime due stagioni di Blacklist, House of Cards, le prime quattro, ne manca la quinta, la sesta non mi è piaciuta. Transformers Don Camillo, poi qui iniziamo a vedere, abbiamo qui From Beyond, titolo della Cinemuseum linea cult, qualche altro titolo come Casino, Distretto 13 e Terrifier, queste due sono delle esclusive, poi abbiamo Rambo, anche se è uscito il 4K, ma questo l'avevo già acquistato in passato, Rocky, Robocop, questa bella edizione di Avatar con tre dischi, c'è anche il libro all'interno. Incontri alla vicenda del terzo tipo. Poi abbiamo questo cofanetto, questa edizione del film Everest con la steelbook e il libro all'interno, edizione limitata. Poi abbiamo questa edizione straniera di LA Confidential con audio italiano. Due edizioni senza lingua italiana di Reservoir Dogs, Le Iene e di Insidious, il primo Insidious, cofanetto di De Leo, cofanetto di Eastwood, Sergio Leone, per qualche dollaro in più questo bel cofanetto limitato. Andiamo oltre, vediamo, qui abbiamo il cofanetto su Apocalypse Now, con all'interno, se non sbaglio, sono tre dischi. Altri arrivi arrivati di recente sono Full Metal Jacket in 4K. Questa edizione contiene appunto il disco Mara in 4K, più il libricino all'interno e altri gadget cartacei. Il bel cofanetto in tipo metallo dei due film recenti di It di Stephen King. L'edizione in cofanetto dei Goonies. Questo è uscito dalla Francia con il disco che contiene anche l'audio italiano. Ripeto che molti di questi titoli ho già fatto gli unboxing, quindi vado molto veloce. Altro cofanetto invece è dedicato al film Beetlejuice con Michael Keaton, film di Tim Burton, anche questo contiene l'audio italiano. Abbiamo l'edizione Limited Edition di Gremlins, questa l'ho acquistata da Zavi, che contiene, come possiamo vedere, il film in 4K, il libricino e diverse card. Io all'interno l'ho sostituito la Marai con la steelbook che avevo dalla Francia, poi sempre da Zavi il film The Witches con Angelica Houston, ovvero Chi ha paura delle streghe, anche questo film invece non è in 4K ma è in Blu-ray, anche questo contiene il libro. Invece abbiamo l'edizione speciale in Blu-ray di Schindler's List, altri cofanetti come Matrix, il cofanetto Blu-ray dei Batman, l'edizione antologica dall'89 al 97, i film più famosi di Kubrick, quindi 2001, Odissea nello spazio, Arancia meccanica, Shining, Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut, qui edizione Amarai. Poi qui un cofanetto dedicato invece all'ispettore Callaghan, c'era un periodo in cui questo cofanetto veramente te lo sbattevano dietro,
pagato, se non sbaglio, intorno ai 15 euro. 5 film, 5 classici, non si poteva non acquistare. Edizione speciale di Argo, già fatto appunto l'unboxing, mi trema un po' la mano, chiedo perdono. Qui abbiamo Alien, l'antologia di Alien in Blu-ray, questa bella edizione con l'alieno, il mostro in rilievo. Contiene tutti i 4 film più i contenuti extra. Di questi invece ho fatto recentemente un unboxing, quindi non li prendo, Il Padrino, i classici vari, 2 cofanetti arrivati di recente, quindi quello dedicato ad Alfred Hitchcock, quello invece per il 35esimo anniversario di Ritorno al Futuro, sono le Steelbook, e poi qui abbiamo Star Wars, Il Signore degli Anelli e L'Hobbit. Scendiamo giù e qui troviamo un po' di edizioni sempre italiane, alcuni appunto con la Slip. Abbiamo un bellissimo film con Gregory Peck, questa edizione Digibook del Il Buio Oltre la Siepe, che è uscito per il 50esimo anniversario. Tanti contenuti extra. Il bel cofanetto dedicato a Taxi Driver, edizione limitata, 1000 copie. Gotti, anche questo uscito in edizione Mediabook, anche se non è un film memorabile. Ci si aspettava molto di più da questo film, nonostante comunque l'interpretazione di John Travolta non è assolutamente da buttare. Un film che lui ha inseguito tantissimo, un progetto che aveva già iniziato tantissimi anni fa. Alla fine è comunque riuscito a produrlo, a girarlo, nonostante le varie difficoltà. Poi abbiamo l'edizione speciale di Quei Bravi Ragazzi, film che ho in tantissime versioni, DVD, Blu-ray, 4K o anche la VHS da qualche parte. Altri film in 4K, 2001 Odissea nello spazio, Creed, It, il primo It, che appunto come già mostrato qui, anche questi sono in 4K. Poi abbiamo diversi titoli della 4K, Atto di Forza, Cliffhanger, Terminator 2, tutto questo con questo bel effetto in leggero rilievo. Qui abbiamo La Casa, E.T. l'extraterrestre, Lo Squalo, questa edizione estera del film Ragazze Vincenti, peraltro presente anche nel mega cofanetto della Columbia, Orson Welles con Quarto Potere, King Kong arrivato di recente, lo mostrerò in una breve unboxing prossimamente, che contiene sia l'edizione a colori che quella in bianco e nero. Varie edizioni della Cecchi Gori, vado velocemente, questi li ho mostrati in un unboxing apposito. Poi qua invece andiamo un po' sui classici Amarai, vari film, qui ci sono praticamente i film d'azione, qualche film Marvel qui alla fine, sempre film d'azione, Top Gun, la trilogia di Tekken con Liam Neeson, vari film anche azione degli anni 80 come i classici con Arnold Schwarzenegger, Codice Magnum, Danko. Qui invece passiamo un po' a Steven Seagal, Trappola sulle montagne rocciose, Nico, che è il mio preferito di Steven Seagal, Programmato per uccidere, anche qualche film di Stallone, Van Damme, Karate Kid e altri film d'azione. Poi passiamo oltre, qui invece vedo che ho posizionato un DVD del C'era una volta il West, vorrei metterlo in basso, questa edizione Digibook molto bella, la tengo più che altro a livello collezionistico, anche perché il film ce l'ho comunque in Blu-ray. L'edizione contiene all'interno il libro, ma non riesco a sfogliarlo perché ho una mano sola. E qui poi abbiamo vari film, qui abbiamo Tarantino, alcuni film di Tarantino, qui abbiamo 3 film dedicati a Michael J. Fox, The 60s, documentario dedicato agli anni 60, molto bello, prodotto da Tom Hanks, scusate, consiglio, peccato, sono stati fatti anche gli altri decenni, gli anni 70, 80, 90, però in Blu-ray e in DVD sono usciti unicamente questi qua degli anni 60. Questo anche acquistato di recente, un documentario sul boss mafioso Tommaso Buscetta,
stato fatto poi anche un film con Pier Francesco Favino. Vado veloce. Qui poi abbiamo qualche Blu-ray dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, sono tutte edizioni tedesche ma che contengono anche l'audio italiano. Unica pecca che ci sono i sottotitoli in tedesco obbligatori, tutti tranne questo film, Mr. Billion, non ricordo il titolo italiano, con Terence Hill. Qui abbiamo Ladri di biciclette, grande classico, Roma città aperta, Vampires, Il postino. Poi qui abbiamo qualche edizione estera dei film di Sergio Leone. Li ho acquistati tutti più che altro per i contenuti extra, perché non ci sono in Italia, mentre qui sono ricchi di contenuti extra e quindi li ho voluti acquistare, conoscendo abbastanza bene il tedesco. Sono piuttosto ricchi di extra. E qui abbiamo Il buono, il brutto e il cattivo. Mentre qui c'è Giù la testa, invece questa è l'edizione italiana. Qui invece abbiamo ancora qualche vecchia edizione in DVD, la trilogia del Padrino, la prima edizione uscita nel 2001, l'edizione di Titanic, quella che contiene i quattro dischi. Poi c'è questa edizione molto bella di Indiana Jones. Qui invece il cofanetto dedicato al 70° anniversario del Mago di Oz. Questo contiene anche vari gadget cartacei all'interno, come possiamo vedere. Quattro dischi. Poi scendiamo giù e qui iniziamo a vedere un po' di Blu-ray horror. Vari titoli, tra cui c'ho anche qualche edizione estera di Halloween 4 e 5. Li acquistai praticamente pochi mesi prima che la Midnight dichiarò l'annuncio appunto che sarebbe stato prodotto il cofanetto. Li avevo acquistati principalmente per i contenuti extra, avevano qualche making of interessante, però se l'avessi saputo prima non li avrei acquistati. Qui abbiamo diverse edizioni della casa, sia quella della Universal che quella uscita successivamente, della Eagle, La Casa 1, Suspiria, altre belle edizioni di classici degli anni 60 come I Vivi e Morti, I Tre Volti della Paura, Sepolto Vivo, i vari film su Dracula, qui poi altri film, qua c'è ad esempio il secondo capitolo dello Squalo. All'interno c'è un bel dietro le quinte di circa un'ora che consiglio di vedere. Poi c'è questo film che è uno dei miei preferiti degli anni 60, ovvero Night of the Living Dead di Giorgio Romero, il suo debutto. Peraltro all'interno ci sono anche degli interessanti extra, tra cui il documentario One for the Fire. Qui abbiamo invece tutta la saga di Saw. Il primo ce l'ho in steelbook, quindi è in un altro reparto che mostrerò dopo, quindi Saw 2, 3, 4, 5, 6 è l'ultimo capitolo, il capitolo finale. Qui abbiamo altri vari classici dell'orrore come Christine, Poltergeist, Candyman, L'Esorcista, So cosa hai fatto, i primi due capitoli di Scream, il terzo invece non lo trovo più, altri film dell'universo Conjuring, i primi due più Annabelle 1 e 2, Insidious, secondo capitolo di Venerdì 13. Peccato, di questi non li hanno più distribuiti, si sono fermati se non sbaglio al terzo capitolo in Blu-ray, mentre all'estero, in America, è uscito il mega cofanetto, chissà se prima o poi uscirà anche da noi. L'ultimo capitolo di Amityville, almeno l'ultimo che è uscito in Blu-ray. Poi abbiamo alcune edizioni della Quadrifoglio, come Non si deve profanare Il sonno dei morti di George Grau, Creepshow, anche questo sarebbe bello avere una bella edizione con il bellissimo documentario che ho solo intravisto, un documentario di 90 minuti dedicato appunto al film. Qui abbiamo Cujo e questo è uno degli ultimi acquisti che ho fatto, Buonanotte Brian, Grano Rosso Sangue. Poi qui abbiamo alcuni titoli della Bambola Assassina, questi due li ho acquistati in Irlanda, edizione inglese, che hanno audio italiano, Chucky 2, Chucky 3
e La maledizione di Chucky. Poi gli altri capitoli, il primo ce l'ho della Midnight Classic, mentre tutti gli altri capitoli ce l'ho in DVD. Qui invece, vabbè, queste sono tutte edizioni non ufficiali, purtroppo non si trovano in Italia, quindi ho acquistato queste edizioni non ufficiali di Society, di Brian Damage. Di solito non li acquisto, però ci tenevo a vederli in alta definizione, quindi sono, diciamo, dei remix non ufficiali, assolutamente. Quindi non ci faccio troppa pubblicità. Qua ci sono la trilogia di Maniacop. Poi, qui abbiamo alcuni titoli recenti come Bunny the Killer Thing, Poltergeist, questo fa parte della linea Tromaland, che a breve usciranno anche i vari Tromeo e Giulia e altri film. Questo invece è il secondo capitolo uscito, edizione limitata, 50 copie del film Trauma Wars. No, scusate, sono 100, quindi sono limitata a 100 copie, la mia è la numero 71. Qui invece c'è il cofanetto della Cinecult con i film di Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust e La casa sperduta nel parco. Invece qui invece si passa alla commedia, quindi si passa dall'horror alla commedia. Qui vado un po' più veloce, Johnny Stecchino, Beetlejuice, anche qui lo ritroviamo, l'edizione semplice Amarai, Edward Mani di Forbici, Fusi di Testa. Qui abbiamo qualche titolo import dalla Germania, tipo My Girl, tutti con audio italiano. My Girl, che non c'è appunto in Italia. La piccola bottega degli orrori non c'è nemmeno in Italia. Anche questo, il film La donna esplosiva, non c'è in Italia. Tutti con audio italiano. Poi altri titoli qui della Pulp Video, I gemelli, Un poliziotto alle elementari, i due film di Voglia di vincere, Cortocircuito, beh, questo è un classico degli anni 80. Anche War Games. Qui peccato che i contenuti extra, i vari documentari, non sono con i sottotitoli in italiano. Un peccato perché ci sono tanti contenuti extra interessanti, tra cui il commento audio del regista, Arizona Junior, Cry Baby, Willy Wonka, I'm Magic. Questo pure è una specie di Mago di Oz con Michael Jackson, Diana Ross. Poi andiamo oltre. Qui, questo è uno dei primi titoli che acquistai in 4K, più che altro era per testare il mio nuovo lettore, però sicuramente i migliori risultati poi sono arrivati con i Blu-ray 4K successivi. Abbiamo ancora il remake della casa, i Goonies, Ricomincio da capo, Braveheart e altri titoli vari. Qui abbiamo qualche classico ancora, come L'indiscreto con Cary Grant, Le catene della colpa con Robert Mitchum, M di Fritz Lang, questo l'ho rivisto proprio ieri, della linea 4K Studio, Titanic, il vecchio classico Il terzo uomo, e Lo straniero con Orson Welles. Passiamo poi a qualche cartone animato, qui abbiamo il cofanetto dedicato a Shrek, con i vari film in Amarai, la collezione dei tre film di Madagascar. Poi abbiamo tutti e tre i primi tre episodi di Toy Story, poi invece il quarto ce l'ho in steelbook, Biancaneve e i sette nani, altri vari classici come gli Aristogatti, Pinocchio, Robin Hood. Ne mancano ancora abbastanza, diciamo, della Disney. Qui abbiamo diversi film dedicati a Clint Eastwood, solo una parte dei vari film che ho su di lui, Nel centro del mirino, Debito di sangue, Il nuovo in gioco, uno dei più recenti, Fino a prova contraria, Gli spietati, ancora Sigillato, anche questo sono diversi contenuti extra interessanti, tra cui quattro documentari, Gran Torino, Corda tesa, Dove osano le aquile, e poi I ponti di Madison County, qui recita accanto a Meryl Streep. Diamo qualche altra edizione, un grande film di Ingmar Bergman, Il settimo sigillo, questa edizione pure questa credo sia fuori catalogo. Poi abbiamo Ghost, edizione tedesca con audio italiano, Larry Flint, anche questa dovrebbe essere tedesca e comprende audio italiano.
Poi abbiamo The Last Pictures Show, l'ultimo spettacolo, The Elephant Man. Questo invece non è mai uscito in Blu-ray in Italia, l'ho acquistato in Germania con Idris Elba e Kate Winslet. Gandhi. Poi abbiamo qualche classico come Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, sempre con Dustin Hoffman anche il laureato. Qua abbiamo i tre film più famosi di James Dean, Il Gigante, Gioventù bruciata e La Valle dell'Eden. Qui invece abbiamo il ripiano dedicato alle Midnight Classic, ovvero qua sopra abbiamo qualche titolo invece della Midnight Factory, tutta la collezione, non ne manca nessuno. Ho già fatto una review, quindi vado molto veloce. Tutti i vari cofanetti, anche questi purtroppo dove la qualità del packaging aveva fatto un passo indietro, poi grazie a Dio siamo tornati nei livelli di cui la Midnight ci aveva fatto, tra virgolette, innamorare, ovvero il packaging più robusto, anche il media book all'interno più spesso. E poi qui iniziamo un po' con le edizioni import, quasi tutte con audio italiano. Qui vado veloce anche perché alcuni non ho fatto ancora l'unboxing, quindi non ve li faccio vedere nel dettaglio, li vedremo poi nei vari unboxing. Qui abbiamo il cofanetto della 88 Films, quindi questo è il reparto 88 Films, il cofanetto dei due film di Killer Crocodile, prodotto italiano, diretto da Giannetto De Rossi, mentre il primo era di Fabrizio De Angelis. Ci sono diversi contenuti extra in questo cofanetto, vi consiglio, ovviamente audio italiano compreso. Poi qui abbiamo edizione con la slip della Banda del Gobbo, con audio italiano, The Witchcraft, La Casa 4, Due Occhi Diabolici, Un Gatto nel Cervello, L'Ultimo Treno della Notte, questo purtroppo c'è i sottotitoli obbligatori. Esiste un'edizione tedesca dove c'è anche un documentario di 100 minuti, lo sto cercando ma purtroppo è fuori catalogo. Zombie Holocaust, Rosso Sangue, Buio Omega, Virus, L'Inferno dei Morti Viventi, Enigma, Il Profumo della Signora in Nero, Nightmare Beach di Umberto Lenzi. Poi sempre di Umberto Lenzi abbiamo Roma Mano Armata, questa edizione della Grindhouse che contiene tre dischi più la colonna sonora, il cofanetto dedicato a Nightmare con tutti e sette i film. Qui invece abbiamo l'edizione Eureka degli specialisti con audio italiano. Poi abbiamo Burial Ground, film italiano con gli zombie ultralenti della Severin, sempre della Severin, Emanuele gli ultimi cannibali, Emanuele in America, sempre edizione americana. Severin, ancora della Severin abbiamo Lo strano vizio della signora Ward. Poi abbiamo Zombie 5 di Claudio Lattanzi, Killing Birds. All'interno ci sono degli interessantissimi extra, tra cui un'intervista a Claudio Lattanzi di 45 minuti che consiglio. Peraltro con il maestro Lattanzi abbiamo fatto una bellissima live poco tempo fa che potete vedere tramite la playlist. Poi abbiamo Wild Beasts, anche questa edizione con audio italiano, diversi contenuti extra. Qui invece abbiamo diversi titoli della Blue Underground, tra cui le vecchie edizioni zombie, questa non è quella 4K, questa è l'edizione a due dischi in Blu-ray, mentre in 4K ho acquistato Maniac, tutti con audio italiano, anche questo che non è un film italiano. Maniac. Poi abbiamo The New York Ripper di Lucio Fulci, anche questo 4K con lingua italiana e tanti contenuti extra. Una delle uscite più recenti, ovvero Vigilante, questo con Robert Forster, film di William Lustig, anche questo con audio italiano incluso, edizione come possiamo vedere lenticolare. Poi c'è Zeder di Pupi Avati, questa edizione della Red Code, qui è specificato
Region A, però invece il film è Region 3, quindi lo possiamo tranquillamente visionare sui nostri lettori europei. Poi ci sono diversi contenuti extra. Poi qui abbiamo il generale della Rover, edizione francese. Peraltro questa edizione, questo Blu-ray, non riesco più a visionarlo, si interrompe, non parte, parte il menu ma non parte il film, quindi bella fregatura. Poi abbiamo il film della Bert Müller con Giancarlo Giannini, faremo poi un unboxing a breve, uno degli ultimi arrivi. Revolver, anche questa è una bella edizione media book francese con audio italiano, Divorzio all'italiana. Poi qui invece passiamo alle varie edizioni della Arrow Video. Andrò anche qui abbastanza veloce perché sono tutte edizioni che bene o male ho già fatto l'unboxing, quindi potete comunque vederlo tramite i vari unboxing che trovate sul canale. Qui abbiamo il cofanetto dedicato a Mario Bava, ovvero ci sono i vari film più famosi, tanti contenuti extra, all'interno c'è anche il libro, edizione molto bella come sempre della Arrow, garanzia di qualità. Poi c'è questo cofanetto dedicato a Sartana, anche questi sono 5 film, diversi contenuti extra presenti anche qui, tutti con audio italiano, sottotitoli non obbligatori, ci tengo a precisarlo. Edizione recentissima appena arrivata, Demoni 1 e 2, edizione questa è quella in Blu-ray, quindi non in 4K. Poi abbiamo Beyond the Door, altro bel cofanetto dedicato al film italiano con titolo originale Chi sei? Spiacevolmente qui non c'è l'audio italiano, però io l'ho preso principalmente per i contenuti extra che sono piuttosto ricchi e hanno la maggior parte appunto la lingua italiana, essendo interviste al cast e al crew. Poi qui abbiamo Paura nella città dei morti viventi, anche questo è un bellissimo cofanetto, secondo me prima o poi lo faranno in 4K anche questo, quindi saremo costretti a riacquistarlo. Qui invece abbiamo 5 titoli di Dario Argento, delle edizioni se non sbaglio uscirono nel 2010, Fenomena, Inferno, Tenebre, Profondo Rosso, anche se questa edizione non ha un ottimo master, e poi L'Uccello dalle piume di cristallo. Di questo film sta per uscire adesso a giugno l'edizione 4K, un cofanetto simile a questi qui che vi ho mostrato poco fa, edizione in 4K, dovrebbe avere solo un disco, quello con il disco 4K, e numerosi contenuti speciali. Qui abbiamo poi altri titoli, sempre dell'Argento, Il Gatto a 9 code e vari altri film, tra cui anche questo qui, che è arrivato di recente, di Sergio Martino. Cosa avete fatto a Solange, Il Gatto Nero, Non si sevizia un paperino, Zombie 2, di Zombie 2 appunto anche questa versione. Mi manca quella italiana, che dovrò recuperare prima o poi, della Cecchigori. Questa edizione ha contenuti extra differenti rispetto all'edizione appunto che vi ho mostrato prima della Blue Underground, quindi diciamo che si completano. Poi abbiamo un altro film di Umberto Lenzi, qui poi abbiamo Ladri di biciclette, anche se adesso è uscita un'altra edizione sempre della Arrow. Poi abbiamo sempre della Arrow Academy, Le streghe, sono diversi episodi, qui abbiamo 5 registi differenti, nel cast abbiamo addirittura Clint Eastwood, oltre che a Totò e Alberto Sordi. E qui invece passiamo alle varie edizioni tedesche, alcuni titoli recenti, di cui ho già fatto l'unboxing, Deodato Holocaust, bellissimo cofanetto ovattato, Mediabook, gran bello il documentario all'interno. Poi abbiamo Il Grande Silenzio di Sergio Corbucci, tutte edizioni queste Mediabook. Poi abbiamo Con Thomas Millian, Se sei vivo spara, anche questa edizione tedesca con audio italiano, qui in Germania l'hanno chiamato Uccidete Django perché era molto semplice utilizzare il nome Django oppure di Sartana che richiamava spettatori. Poi abbiamo Vamos a matar compañeros, sempre di Sergio Corbucci, Franco Nero e Thomas Millian.
Questa edizione invece è uscita recentemente anche un'edizione italiana in Blu-ray. Io avevo già questa edizione in Mediabook del film La Casa Maledetta, Seven Hidden Park. Poi qua abbiamo varie edizioni, appunto, che vado veloce perché farò comunque degli unboxing dedicati. Qui abbiamo l'edizione tedesca di The Monster Squad con tre dischi, Scuola di Mostri, edizione speciale della casa, American Risk Show, Anthropophagus, l'altro documentario Mega Rising, questo poi mi è arrivato di recente, il film Sequestro di Persona con Franco Nero, La Casa 4, poi abbiamo altri classici italiani sia d'azione che drammatici, la Belva col Mitra, che questa edizione con lingua italiana. Qui abbiamo il cofanettone dedicato a From Dusk Till Dawn, dal tramonto all'alba. Potete vedere l'unboxing completo sempre sul canale. Qui abbiamo altri titoli, Mario Bava, I giorni dell'ira, Vaio Joe, Te Pepa, questo bello con Thomas Millian e il grande Orson Welles, un bellissimo western, uno dei preferiti di Quentin Tarantino. Il cofanetto Eurocrime con tre film poliziotteschi italiani, La Polizia Ringrazia, Opera, La Setta. Qui poi abbiamo diversi titoli che non hanno la lingua italiana, come il cofanetto dedicato a Brivido, Brian Damage, però queste sono tutte edizioni che all'estero vengono trattate con i guanti e come potete vedere sono edizioni anche a tre dischi, quindi con tantissimi contenuti extra. Noi invece qui in Italia, film come questo ad esempio, non ce l'abbiamo nemmeno in DVD. Che vergogna. Poi abbiamo Prom Night con Jamie Lee Curtis, anche questa è un'edizione piuttosto ricca di contenuti extra. Poi Schegge di Follia con Winona Ryder e Christian Slater, di questo forse è uscito un DVD tantissimi anni fa che è andato fuori catalogo dopo poco. Tanti extra anche qui, tutti sempre con un bel booklet all'interno. E questo poi è un altro piccolo classico dei B-movie dell'orrore, Killer Clown from Outer Space, anche questa edizione piuttosto ricca di contenuti extra. Poi c'è Bride of Reanimator, che però è uscito di recente anche tramite la Midnight Classic. I contenuti extra sono pressoché identici. Il silenzio dei prosciutti, purtroppo non c'è la lingua italiana. Face of Dead, edizione tedesca del documentario Scandalo. Poi documentario di oltre 6 ore dedicato a Venerdì 13, Crystal Lake Memories. Quello invece dedicato a Nightmare, anche questi sono 3-4 ore circa. La Casa 3 di Umberto Lenzi, sempre con lingua italiana. Di questi poi dovrò fare un unboxing dedicato, ovvero abbiamo il cofanetto tedesco dedicato a Fellini, che sono 9 film, tutti con lingua italiana. Poi invece abbiamo il box dedicato a Adriano Celentano, che sono 9 film più un CD della colonna sonora, che vedremo poi prossimamente. Le edizioni import ce ne sono ancora abbastanza, però non ce li ho qui. Ve li mostrerò poi tramite gli unboxing vari. Scendiamo giù, abbiamo ancora genere horror. Qui abbiamo un vecchio cofanetto dedicato a Scream, acquistato nel lontano 2000. Quindi abbiamo tutti e tre i film in DVD Region A. Mi piaceva molto l'effetto dell'occhio. Queste sono tutte edizioni in DVD, però appunto edizioni di film che bene o male non sono usciti in Blu-ray, come Terror Firmer di Kaufman. Questo invece è il film Hobgoblins, uscito per la collana Thunder Video. Qua ci sono diversi titoli invece della collana Horrible Tapes, come questo esilarante Santa Claus. E qui poi troviamo diversi titoli della collana Spasmo Video, molti sono film del genere horror splatter tedesco, davvero un tipo di genere che non ne conoscevo praticamente l'esistenza, non li avevo mai visti, ma sono davvero belli alcuni, anche se il budget è molto molto basso.
Poi qui cosa abbiamo? Questo è invece un vecchio titolo, Body Parts, un titolo dei primi anni 90 con l'attore Jeff Fahey, acquistato dalla Spagna su Amazon. Sul retro, come potete vedere, c'è scritto sottotitoli in italiano. Una volta messo il CD nel lettore, invece non è presente, quindi bella fregatura. L'ho tenuto comunque perché è un film che non si trova in italiano. Qui abbiamo altri titoli, tra cui appunto qualcuno ancora della saga di Chucky. Andiamo veloce, La casa dei mille corpi, The Grudge, Slither, che è uscito di recente anche per la Midnight, Scream 4, I figli del fuoco, i tre titoli appunto ufficiali, questi invece dedicati a Maniacop, questo è il terzo titolo, il distintivo del silenzio. Qui invece abbiamo l'edizione tedesca del film The Dentist 2. Qui invece alcuni titoli della No Shame, come Mangiati vivi, La montagna del dio cannibali. Questo contiene anche un interessante dietro le quinte con interviste di 47 minuti. Poi dalla Francia, acquistata questa edizione di seconda mano, il film Cannibal Ferox di Umberto Lenzi, edizione integrale con lingua italiana inclusa. Poi qui andiamo un po' sui vari classici, edizione speciale di Non aprire quella porta, il remake. Poi qui abbiamo l'inizio, questa invece è un'altra edizione Amarai, invece di Non aprire quella porta, quindi uguale a questa. Il quarto capitolo, il terzo capitolo, il secondo, il primo, un'edizione oscena, questa qui è una qualità davvero orribile. L'ululato, poi qui abbiamo l'edizione di Halloween 6 tedesca, acquistata 20 anni fa. Halloween 3, Halloween 2 della Pulp Video. Poi abbiamo questa edizione che ho acquistato anche questa tantissimi anni fa, lenticolare della Anchor Bay del primo capitolo. Poi il primo Halloween che tengo gelosamente perché l'edizione ha due dischi, contiene dei contenuti extra nemmeno presenti sull'edizione della Midnight Classic. L'Halloween Director's Cut di Rob Zombie. Qui abbiamo gli 8 film della saga di Venerdì 13 in DVD, dal secondo fino all'ottavo, più il remake, l'edizione speciale di Venerdì 13, Freddy contro Jason, Nightmare, edizione speciale a due dischi, e poi altri titoli come Feed. Poi abbiamo qui il cofanetto con i primi tre titoli della saga di Puppet Master, il cofanetto dedicato dal tramonto all'alba, tutti e tre i film più un disco extra, Scontri Stellari, Lei con gli occhi. Poi qui abbiamo alcune edizioni Snapper acquistate tantissimi anni fa, Blu Profondo, poi c'è l'edizione di Final Destination che acquistai nel 2000, questo effetto. Non so come chiamarlo, effetto particolare. Poi abbiamo qui tutta la serie televisiva dei Racconti della Cripta, sono 20 DVD, edizione tedesca, senza italiano. E qui ancora qualche vecchio classico come Creepshow, Non violentate Jennifer, Bad Taste, Splatters. Peccato, questo ancora non è uscito in un'edizione degna di uno dei film di Peter Jackson che girò nel 1992-93. Altri piccoli classici cult B-movie come Il gelato che uccide, Baby Killer, e qua diversi recuperi che ho fatto di film appunto che non sono usciti in Blu-ray, come Horror Caccia ai Terrestri, Camping del Terrore, Solo in quella casa, i primi due capitoli dei Ghoulies, Dimensione Terrore, Terror Train, Nel buio da soli, più cofanetto di zombie. E qui ci sono gli altri titoli della Midnight Factory. Mostro velocemente perché, ripeto, ho già fatto una review. Scendiamo giù e vediamo velocemente altri titoli. Qui invece vado più veloce, non vi dispiacete, ma sono tanti. Vari film come Arachnofobia, un peccato, questo ancora non è mai uscito in alta definizione. Ci sono più che altro film thriller. Qua c'è ancora qualche horror,
come Body Bags, Carrie, i vari film della saga di Omen, poi acquistati tramite il cofanetto della Midnight, Poltergeist 2 e 3, i due Hostel, e qui ci sono diversi cofanetti invece dedicati alle serie televisive. Qui ho le prime tre stagioni di Walking Dead, tutta la serie dei Soprano, serie televisiva incentrata sulla mafia italo-americana, poi le prime due stagioni invece dei Ai confini della realtà, Amazing Stories, prodotta da Steven Spielberg, tutta la serie di Lost in DVD, ho soltanto la quarta stagione in Blu-ray. Invece abbiamo la serie Grey's Anatomy fino alla decima stagione, più la dodicesima, manca la undicesima. Poi abbiamo anche qualche serie televisiva, diciamo, per ragazzi, come Dawson Creek, acquistata diversi anni fa. Qualche stagione invece dedicata alla serie Friends, l'intera serie invece di The O.C. Poi scendiamo giù, qui abbiamo ancora qualche classico nelle vecchie edizioni in DVD, anche qualche edizione Jewel Box come queste e diversi snapper. Poi qui abbiamo ancora qualche serie televisiva come American Horror Story. Qui c'è una vecchia serie televisiva americana, Quell'uragano di papà, o le prime tre stagioni con Tim Allen, il cofanetto, uno dei primi cofanetti che acquistai di Alien, era il 2000. E adesso vi mostro il resto senza parlare, in maniera più veloce. D.E.T., peraltro ho l'edizione DVD a doppio disco, autografata dal grande Carlo Rambaldi, che vi faccio vedere. Mi fece autografare appunto il disco degli extra durante un festival in Puglia. C'ho anche una foto, ricordo purtroppo, di questo grandissimo maestro che non c'è più. Bene, questa prima parte dedicata alla mia Cine Room termina qui. Ce ne saranno ancora due parti che vi mostrerò nel corso del mese di aprile per, diciamo, onorare questo piccolo traguardo, ovvero il secondo anno di vita del mio canale Dr. Loomis Channel, che non è poco, visto che spesso e volentieri i canali vengono abbandonati anche per motivi di tempo o anche per motivi economici, chiaramente. Però fino adesso siamo ancora qua. Quindi ci vediamo prossimamente anche per la seconda parte. Ciao a tutti!